Ragazzi, come state? Come vedete ho cambiato location, ho provato a illuminarmi un po' con questa luce, spero di essere tra l'altro a fuoco. Poi come avrete visto nel titolo, Best of 2015, lo so sono molto in ritardo ma il meglio del 2015 secondo me andava mostrato e volevo raccontarvelo un po' a parola, un po' in immagini. E ho raccontato l'idea a mia sorella e lei una domenica in cui non sapeva cosa fare si è messa lì e ha preso un po' di video, un po' di immagini per raccontarvi le tappe più importanti, ma non le ha messe in ordine cronologico, sono un po' sparse, per cui io volevo raccontarvi invece in ordine cronologico quello che poi andrete a vedere nel video. Il 2015 è iniziato con finalmente lo Shaposnikova. Per chi non lo sapesse, lo Shaposnikova è un movimento alle parallele che per me è fighissimo perché ho sempre desiderato farlo. Sono riuscita ad aumentare la difficoltà e metterlo nel mio esercizio, quindi è la prima tappa che vi voglio raccontare di quest'anno appena trascorso. Un piccolo grande traguardo per me. A fine gennaio sono entrata a far parte del team Young Italian Olympic Cycle, la cui capitana è Federica Pellegrini, e quindi non immaginate la mia gioia nel rappresentare associazioni di livello così alto in compagnia di grandissimi campioni. A febbraio McDonald's ha lanciato una capsule collection, quindi una collezione fra felpe, copertine di iPad, del telefono, e io sono stata scelta come testimonial e c'è stata una giornata bellissima a Queen in Piazza 5 Giornate. E per chi non lo sapesse, la Queen di Piazza 5 Giornate è fatta tipo con un muro gigante e io ero su questo muro tipo così con la felpa di McDonald's. È stata una giornata molto divertente e come vedrete nel video siete venuti in tantissimi, per cui vi ringrazio. Il 2015 è stato l'anno del mio rientro in nazionale. Nel 2014 mi è stata diagnosticata la mononucleosi, cioè in realtà ce l'avevo già dal 2013 ma me la sono trascinata via fino ad aprile 2014, quando finalmente la mia mamma mi ha portato a fare le analisi del sangue, perché erano mesi che continuavo a non riuscire a sostenere gli allenamenti in maniera continua, ero sempre stanca, sempre affaticata, avevo sempre placche. Ci ho messo ben 2 mesi a rimettermi del tutto, 2 mesi in cui sono stata ferma, quindi per me riprendere è stato molto difficile, e in più nel 2014 avevo saltato sia europei che mondiali e tutte le gare con la nazionale e tutte le gare in generale, quindi rientrare agli europei è stata una sfida, che una piccola grande sfida che sono riuscita a vincere, e tra l'altro i posti erano solamente 4, per cui entrare in squadra era molto difficile, ma ci sono riuscita lo stesso. A maggio nel 2015 sono entrata a far parte del team Nike ed è stata veramente una cosa bellissima, perché nel 2008 il mio idolo indiscusso era Shawn Johnson e dopo le Olimpiadi era entrata a far parte del team Nike. Nelle Olimpiadi del 2012 è entrata a far parte Gabby Douglas e recentemente anche Simone Biles, e quindi per me, non so, sapere di rappresentare un marchio sportivo così importante è veramente un onore. Ho avuto la mia meritata settimana di vacanza, erano davvero tanti anni fra maturità, preparazione alle Olimpiadi, malattia, in cui non riuscivo ad avere una bella settimana per me, e sono andata con mia sorella a Ibiza, mi sono divertita tantissimo, è un posto bellissimo, mi sono rilassata, ricaricata, ho ricaricato le pile prima della preparazione estiva. La preparazione estiva è stata lunghissima e terribilmente faticosa, perché vi assicuro che preparare il mondiale qualificante con il caldo che c'è stato l'estate scorsa è stato veramente difficile. Ci siamo spostati tra Civitavecchia, Brescia e Milano. Però devo dire che ha dato i suoi frutti, perché la prima gara dopo appunto l'estate è stata la Golden League, dove ho vinto sia la gara squadre che la gara individuale. È stata una piccola grande, non so perché in questo video continuo a dire piccola grande, perché magari al di fuori sembra piccola, però per me è stata una grande botta di autostima, perché volevo dimostrare che nonostante fossi rientrata in nazionale con gli europei di Montpellier ero capace ancora di dare tanto alla ginnastica, e soprattutto volevo smentire la gente che mi diceva la Ferlito è finita, adesso pensa alle telecamere. Ho deciso di aprire il canale YouTube ed è stata una delle scelte migliori che potessi fare. In realtà me l'ha consigliato mia sorella, io non ero molto dell'idea e all'inizio un po' mi vergognavo, però davvero mi piace un sacco condividere con voi pezzi della mia vita, portarvi con me un po' in tutto quello che faccio, quindi gare, trasferte, ma anche momenti di divertimento, di svago.
Tra l'altro, recentemente abbiamo raggiunto il 1.000.000 di visualizzazioni, per cui vi ringrazio per tutto l'affetto e la passione che ci mettete nel supportarmi, io davvero ve ne sarò infinitamente grata. Dopodiché ci siamo preparate per i mondiali, che vabbè, cioè, gioia, pace, amore, gioia infinita, ci siamo preparate tutta estate per questi mondiali che erano qualificanti alle Olimpiadi e la squadra italiana doveva qualificarsi nelle prime 8 squadre del mondo per poter avere il pass per le Olimpiadi di Rio. Mi ricordo come nel lontano 2012 a Bruxelles, quando abbiamo vinto la medaglia di bronzo squadre, io e Erika ci siamo guardate prima di entrare al palazzetto e ci siamo dette: oggi dobbiamo vincere per forza. Lì anche ci siamo guardate e ci siamo dette: Eri, mi raccomando, ce la facciamo, dobbiamo qualificarci per forza. Abbiamo avuto un feeling incredibile, ci siamo supportate tantissimo, siamo rimaste unite fino alla fine, siamo arrivate al quinto posto contro ogni aspettativa di gente che diceva: no, ma quelle sono più forti, no, quelle sono così, quelle sono cosà. E secondo me raggiungere un risultato di squadra è molto più gratificante che raggiungere un risultato individuale. E ho disputato la mia quarta finale all around mondiale e mi sono anche qualificata per le coppe del mondo, e quindi tra più di un mesetto e mezzo volerò per l'America. E stavolta spero di non essere malata come 2 anni fa, quando avevo già la mononucleosi. Quando sono tornata dal mondiale non ci sono state pause, perché sono stata impegnatissima con l'uscita del mio terzo libro, Carlotta Style, e sono contentissima davvero perché ho avuto un sacco di successo e vi ringrazio per questo. Le foto erano completamente inedite ed era una Carlotta che non si era mai vista in giro, non so, soprattutto nella parte abbigliamento, tutta vestita, truccata, stranissima. Mi sono divertita tantissimo a fare le foto e a trovare tutte le ricette di bellezza, gli impacchi, le unghie. Per chiudere il 2015 con dolcezza vi dico che sono entrata a far parte del team Young di Pernigotti, capitanato da Arianna Fontana e con dentro altri grandi campioni. E sì, ho ricevuto del cioccolato, che non preoccupatevi, sto condividendo con la mia famiglia. Ultimo ma non meno importante, sono stata riconfermata come testimonial IRC anche per quest'anno 2016, perché secondo me la ricerca è una cosa importantissima, è una cosa in cui credo, e se con il mio supporto posso dare una mano ne sono davvero felicissima. Come al solito sono stata logorroica, mi spiace, ma volevo davvero riassumervi le mie tappe più importanti dell'anno appena passato. Adesso vi lascio al video, voi intanto scrivetemi nei commenti quali sono state le tappe più importanti del vostro 2015 e noi ci vediamo al prossimo video. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. I can go low. Today I
Make me feel the warmth.